Mamma mia, sto proprio invecchiando. Vale, sto invecchiando male, vale le occhiaie che ho. Mamma mia. Ciao a tutti, gente, sono Dini, benvenuto e bentornato sull'altro fumetto e benvenuto al video acquisti del mese di marzo. Video acquisti che cercherà di essere bello stringato perché solitamente mi dilungo troppo e facciamolo un po' più smart. Su, smart sì, ma comunque vi devo ricordare che in descrizione trovate alcuni di questi fumetti che potete comprare su Amazon solo se non avete una fumetteria nelle vicinanze, se no sosteniamo le fumetterie, altrimenti se comprate da lì arriva a me una piccolissima percentuale, aiutate il canale e queste cose qua. In più trovate anche la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram. Duranchy, ultima opera di Miura, opera non completa, quindi non ci sarà mai un finale. Opera che in realtà, dai, un po' di materiale c'è. Tutto questo qua è fumetto, questa prima parte, tutto questo qua sono extra. Che extra sono? Non lo so, non ho ancora visto. Schizzi preparativi. Penso che ci sia fondamentalmente la storia che non leggeremo mai perché non andrà mai avanti. Quindi si può scoprire cosa c'è dopo. Ma è una congettura perché non ho la più pallida idea. Il tratto più che di Miura dello studio Gaga si riconosce palesemente. Ci sono alcuni personaggi che sono identici a dei personaggi di Berserk. Sembra interessante, forse un po' troppo fantasy per i miei gusti. Comunque, vabbè, l'ho comprato perché ci sta. La review Désiné numero 4. Sono abbonato alla review Désiné. Questo è il volume della primavera 2023, con all'interno un sacco di storie, articoli di graphic journalism. Continua a piacermi. Purtroppo questo non l'ho neanche sfogliato perché sto ancora leggendo il numero 3, devo ammetterlo. È un fumetto che mi tengo lì e ogni tanto me ne leggo qualche parte. Mi incuriosisce, ogni tanto mi fa anche arrabbiare. Questa storia qua, se non mi sembra male, questa storia qua è di Tuono Pettinato. Buonanima, questo è un video acquisti con un sacco di gente che purtroppo non c'è più. Una cosa che io vi consiglio sempre un sacco. O in più, vi mostro un po' di roba random, un po' di roba random. In più, se per caso vi abbonavate alla rivista per tutto il 2023, vi arrivava anche questo simpatico volumetto in omaggio, ovvero Come vivere senza smartphone. Questo l'ho già letto, ci sono dentro tutte le storie delle persone che hanno partecipato al concorso come vivere senza smartphone. Quindi, la premessa era quella. Ogni storia è composta solamente da due pagine e loro hanno deciso sì di premiare qualcuno, quindi di mettere dei premi, dei vincitori e tutto quanto, ma anche di pubblicare tutte quante le storie che gli sono arrivate. Una cosa molto, secondo me, molto bella, quindi avvisano che qualche storia ovviamente è un pochino fatta meglio, più elaborata, altre sono un pochino più acerbe, stili diversi, quindi veramente un bel volume. Se ve lo siete persi, mi dispiace perché non potrete recuperarlo perché era solo per gli abbonati. Comunque, la review Désiné, secondo me, è un gran progetto, io lo porto avanti. Esattamente come porto avanti Giallo, rivista del Leviathan Labs, questo è il numero 5, rivista horror con diverse storie horror. A me l'horror a fumetti piace tantissimo, è forse uno dei miei generi a fumetti preferiti. Anche in queste ci sono alcune storie che mi piacciono di più, altre che mi piacciono di meno, ci sta assolutamente. Ci sono dentro anche diversi articoli, ci sono dentro storie di animalismo anche in questa in particolare che vi sto mostrando. Secondo me è sempre un ottimo, ottimo, ottimo livello. In più mi è arrivata a casa con la... Guarda che bella sta tavola, ve la mostro con grande piacere. Mi è arrivata anche la shopper di Giallo, quindi ne avevo già una, non mi ricordo perché. Comunque io ci vado a fare le spese con quelle shopper e anche la mia ragazza va in giro con queste shopper. Quindi ci sta, un piccolo omaggio. Comunque secondo me grande rivista, grande livello, consigliata. Samuel Stern numero 40. Siamo arrivati al 40° numero di Samuel Stern. Mamma mia, come passa il tempo, signora mia. Numero, secondo me, disegnato veramente splendidamente, splendidamente. Ci sono veramente disegni super fighi, delle creature super fighe. Mi è piaciuto un sacco questa cosa. Numero che ho apprezzato tanto. Al momento, mentre giro questo video, non ho ancora recuperato il numero 41. O non è ancora uscito, non mi ricordo. Comunque, io Samuel Stern ammetto che me lo recupero sempre a mese iniziato, anche se arriva sempre alla fine del mese precedente. Però un numero che mi è piaciuto molto, un numero che parla di tatuaggi. E ovviamente però è Samuel Stern, quindi non è una cosa semplicemente sul tatuaggio, ma ci sarà dietro qualcosa di più. Bentornato Alice, andiamo un po' di mangame, mangame di Oshimi, una storia che, come vi ho detto nel numero 1, se non fosse di Oshimi non so se me la cacherei, perché fondamentalmente parla di un triangolo amoroso che mi interessa fino a un certo punto, però c'è quel pizzico di morbosità di Oshimi. In più c'è alla fine una storiella in cui Oshimi ci parla della prima volta
che ha fatto all'amore con se stesso, fondamentalmente. Grazie Oshimi per questa informazione, ne avevamo assolutamente bisogno. Comunque, belli i disegni, molto meno sperimentali di tracce di sangue, però molto 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 bello, a me continua a piacere. Vediamo come Oshimi gestirà questa trama. E ci buttiamo dentro anche il sopracitato Tracce di Sangue, volume che non ho ancora letto perché, come ho avuto modo di dirvi in passato, storia che leggo assieme alla mia dolce metà, e per il problema che lei quando lo legge fa tutte le vocine e quindi fondamentalmente finiamo per a ridere su questa storia super drammatica. Volume, cioè storia molto sperimentale, perché ci sono spesso anche dei disegni un po' particolari, cioè Oshimi si è divertito a fare cose strane in questo volume, si divertisse anche ad andare avanti con la trama. Vediamo in questo numero uno sbalzo temporale, e lo intuisco sfogliando le pagine, non sto cercando di non mostrarvi molto perché non vorrei farvi degli spoiler, anche se spoiler in realtà non sono, però non so dirvi tanto di più, appunto perché non l'ho ancora letto. Me lo godrò sempre con la mia ragazza che fa le vocine e legge le onomatopee, che è una cosa che mi fa molto ridere. Materia degenere numero 3, ringrazio tantissimo la Diabolo per avermelo omaggiato. Storie di autrici, quindi una raccolta di autrici gestita da Bacilieri. Il primo numero ce l'ho, l'aveva dietro le quinte, c'era Marco Galli. Il secondo non mi ricordo, forse Tuono il Montuono il Pettinato l'aveva fatto, non me lo ricordo più, avete presente? Il secondo non ce l'ho, ho questo terzo. Adesso, diverse storie sono molto sperimentali, molto sperimentali, molto sperimentali. Non vi nego che alcune forse pure un pizzico troppo, pure un pizzico troppo, perché in alcune non ci ho capito proprio molto. E alcune le ho apprezzate di più, altre, devo essere sincero, un po' di meno, perché mi sembrava un po' una sperimentazione fine a se stessa. Alcune cose però mi sono molto piaciute, a me le cose sono un po' strane, un po' se capisce o non si capisce, a me garbano sempre. Vi sto cercando di mostrare vari stili, perché appunto essendoci vari autrici qui al suo interno ci sono vari stili differenti e varie cose differenti. C'è anche una parte verso la fine molto interessante, perché fondamentalmente sembra una specie di settimana enigmistica, ma all'interno ci sono anche diverse fanciulline ignude che per ovvi motivi non vi mostrerò. Interessante, però se vi piacciono le cose sperimentali particolari, appunto un po' l'underground del fumetto italiano, provatelo, perché secondo me, nel senso, ci sono dei nomi che prossimamente nel mondo del fumetto italiano ritorneranno, quindi è un buon modo per scoprire delle autrici giovani e emergenti che sanno il fatto loro. Un paio di volte l'anno qui a Torino si svolge un mercatino del fumetto che a me piace tantissimo, perché si trovano un sacco di robe super 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 scontate, quindi ci ho fatto un salto anche quest'anno e ho recuperato Ghost Rider, la strada della dannazione. Che me ne frega a me di Ghost Rider? Fondamentalmente poco, poco. Mi interessa solo nell'istante in cui è scritto dal buon Garth Ennis. Allora, se è scritto da Ennis va bene tutto. Va bene tutto, se è scritto da Ennis va bene tutto. Disegni molto interessanti. In realtà, non vi nego che... interessanti sì, però... cioè, chi è che l'ha disegnato? Clayton Crane? Non penso di aver mai detto nulla di suo, forse qualcosa di Crossed, non mi ricordo. Però ha questo uso un po' di, non so, una computer grafico un po', non so, dopo un po' lo trovo un po' stucchevole, devo essere sincero. Lo trovo un po' stucchevole, dopo un po' la storia, beh, cioè, volevo quasi metterlo in un top and flop, ma mi sono accorto di non avere un cacchio da dire, quindi Ghost Rider viene tirato fuori dall'inferno da un angelo, un arcangelo, non che diavolo ne so, per compiere una missione e aiutarlo. Quindi arriva sulla Terra e ci sono lui e altre persone che devono andare alla caccia a un demone. Questa è fine, non c'è molto altro da dire, non c'è molto altro da dire, però ci sono scene d'azione super tamarre, Ghost Rider che spacca tutto, tutti che spaccano tutto, bla bla bla, ci sta. E di Ennis, vi dirò, me lo sono goduto. Penso che me lo dimenticherò tra mezzo secondo, però ok, ne prendo atto, è carino. Cross numero 15? 15, cross numero 15, il minore tra due mali. Sono un grande appassionato di Cross, lo sapete, ormai se seguite un po' dopo questo canale. Mi manca solamente più il numero 16, forse, poi li ho tutti quanti. Devo leggere dal numero 10 in poi, quindi sono un pochino indietro effettivamente nella lettura. Tendenzialmente non li sfoglio mai i numeri di Cross, per non spoilerarmi le... questa non ve la posso mostrare, per non spoilerarmi le atrocità che ci sono al suo interno. Vi mostrerò qualcosa che si può mostrare su YouTube.
Se vi interessa Crost, di cosa parla Crost, ci ho fatto un video, quindi andatelo a recuperare così vi spiego un po' che cosa è Crost e come mai io lo adori così tanto. La pianto di sfogliarlo, se no mi spoilerò tutte le atrocità. Quanto vorrei mostrarvi questa pagina, ma non si può. Tutte le atrocità al suo interno, comunque a me piace un botto. Se vi piacciono le robe belle, estreme, spinte, esagerate, Crost. Hellcross, storia che volevo leggere da un po', di Andrea Amenta e di quel geniaccio di Stefano Cardoselli. Io adoro Cardoselli, lo sapete, ve l'ho detto più e più volte. Storia che ho recuperato anche questa super scontata in questo mercatino, esattamente come Crost e come Ghost Rider. Io adoro il tratto di Cardoselli, storia noir in cui dentro c'è di tutto, c'è un classico... poliziotto dal grilletto facile, c'è dentro una setta religiosa di esaltati, c'è dentro di tutto, c'è dentro quintalate di sangue, cioè adoro questa roba che veramente c'è follia, c'è più sangue che esce dal corpo di quanto è grosso il corpo, c'è delle robe veramente che adoro tantissimo. Cardoselli mi fa impazzire. Peccato che questo è il primo numero e so che probabilmente non continuerà mai questa storia. È una cosa che mi dispiace molto perché in realtà è veramente, veramente figa. Mi dispiace tantissimo, ma sono comunque felice di averla già solo per queste tavole qua, raga. Cioè, nel senso, sono felicissimo di averla recuperata. Poi appunto l'ho trovata veramente a pochissimo, quindi non potevo farmelo sfuggire. E arrivati a questo punto, intanto se avete voglia di lasciare un like, a me schifo non fa. Ve la butto lì, schifo non fa. Devo un po' tirarvi le orecchie. Perché quando escono opere come quella di cui vi sto per parlare, voi dovete avvisarmi. Cioè non è che potete far passare così e non mi dite niente, io la scopro mesi dopo e me ne innamoro mesi dopo. Che poi in realtà me l'avevate anche detto e io non vi ho ascoltato. Però dovevate dirmelo con più intensità. E stiamo parlando di Night of the Living Cat, che effettivamente diversi di voi mi avevano detto di recuperarla e l'ho recuperata. E mamma mia, la notte dei gatti viventi, a parte che lo stile è un sacco JoJo, cioè il protagonista mi sa proprio di... sembra uno della famiglia Joystar. Ho adorato il fatto che sotto la sovracopertina ci siano queste locandine tipo film horror trash anni 80, cioè veramente bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Questa cosa, ma soprattutto ho adorato il fatto che siamo in questo mondo in cui se tocchi un gatto, per un motivo becero tra l'altro, un esperimento, queste cose che tanto sì, chi se ne frega, sono veramente dei pretesti, se tocchi i gatti hanno praticamente tutti quanti una malattia, se li accarezzi ti trasformi anche tu in un gatto. E adoro il fatto come mischino la drammaticità di questo mondo in cui tutti si stanno trasformando in gatti, quindi questa post-apocalittico, questa epidemia, tutto quanto, e il fatto che loro fondamentalmente facciano fatica a trattenersi perché i gatti sono così coccolosi, quindi non riescono a resistere, li accarezzano e si trasformano anche loro in gatti. Bellissimo il fatto che a un certo punto vanno in una specie di piccolo centro in combini, se non sbaglio, e ci sono un sacco di citazioni a musicisti, guardate qualcosa, musicisti, attori, ci sono un sacco di citazioni varie. E soprattutto una citazione bellissima che ho messo anche su Instagram e vi invito nuovamente a seguirmi su Instagram, trovate in descrizione il profilo, mo vediamo se la trovo, questa citazione qua di Alien, questa pagina qua, raga, mamma mia, volo altissimo, comunque l'ho adorato, non vedo l'ora che escano altri numeri, veramente mi ha ucciso. A sto punto stiamo parlando di animali, stiamo parlando di manga, stiamo parlando di follia, stiamo parlando di capolavori, Rooster Fighter numero 3, che in realtà non ho ancora letto, porca miseria, ho letto da poco il 2, sul retro vediamo anche un pollo gigante, comunque adoro Rooster Fighter. Purtroppo in patria, l'ho controllato l'altro giorno, sono arrivati al numero 5 se non sbaglio, cioè guardate sto pollo gigante, quante fighe, quante sono fighi i disegni tra l'altro. Sono arrivati al numero 5 in patria per ora, quindi siamo al numero 3, quindi tra poco raggiungeremo l'edizione giapponese, quindi toccherà rallentare tantissimo la lettura, infatti anche per questo che questo mi sa che aspetto un attimo a leggerlo. Mi dispiace perché in realtà voglio leggerlo tipo subito, ma i disegni sono fighissimi, raga, questa roba, cioè veramente sono meravigliosi. L'ho apprezzato tanto appunto i primi due, vediamo quando verrà a noia, perché prima o poi secondo me succederà, però per ora tengono botta, dai, i primi due numeri ci stavano, dai, vediamo come continua. Comunque per ora, manga della vita. Entangle, fumetto della Slow News,
ringrazio tantissimo gli autori perché me l'avevano tra l'altro inviato in PDF, mi aveva incuriosito, ho deciso di recuperarmelo in fumetteria. Storia particolare, allora forse non troppo il mio, questa tavola è fighissima, ve la mostro con grande piacere, forse non troppo il mio, storia in cui in un futuro, nel 2043, il mondo è devastato dai problemi climatici, quindi vediamo abbastanza un post-apocalittico che è un genere super figo perché, come ho detto in qualche live, forse su Instagram, non mi ricordo, adoro perché semplicemente il post-apocalittico tendenzialmente prende le difficoltà di un momento storico e le esagera nel futuro. Quindi se anni fa c'era la paura del nucleare, quindi vediamo tutti i post-apocalittici con futuri dopo attacchi nucleari, cose del genere, ad esempio che nel Guerriero, qui vediamo un futuro in cui l'umanità si è mangiato un sacco di animali, ha inquinato tantissimo, quindi ha fatto dei disastri, quindi il mondo è devastato dalla crisi, c'è anche una pandemia. Questa ragazzina viaggiare indietro nel tempo e connettersi con la propria madre, gli amici di propria madre, per aiutarli a sistemare le cose. Sono stato molto confuso, abbiate pazienza, spero che abbiate capito. Storia interessante, vediamo anche un robot sentimentale, carina come cosa. I viaggi nel tempo sono un tema che mi piace sempre molto. Vediamo questi ragazzi nel passato, che è il passato della protagonista, è il 2023 o 22, non mi ricordo, abbiate pazienza, forse 2022. Vediamo tutti con la mascherina, tra l'altro, quindi proprio piena pandemia di Covid-19. Storia interessante, in alcuni punti un po' troppi spiegoni, un po' troppi dialoghi, un po' troppo esagerato. È un po' un effetto Stranger Things, quindi dei ragazzini che si trovano in una situazione molto più grande di loro. La situazione molto più grande di loro è un pizzico stereotipata, devo essere sincero. Vabbè, arrivati a sto punto del video, siamo quasi alla fine. Orsù, dai, iscrivetevi a questo canale. Dai, orsù, dai. Safari di Michelangelo Martin, ultima opera di Michelangelo Martin, opera interessante perché rispetto alle opere solite di Michelangelo Martin, anche questa è strana, parla di robe strane, disturbanti, di un tipo che cucina creature in via d'estinzione, molto particolare, ma rispetto alle opere solite di Michelangelo Martin, che solitamente sono esplicitissime e molto dirette, molto chiare nella loro violenza, nella loro crudezza, crudità e quant'altro, questa è un pochino più sottile. Questa lascia un senso di ambiguità e di fastidio e di disturbo, ma tranne alcune parti di lotte tra cani, quindi alcune cose violente, il resto non ti viene esplicitato così tanto cosa stia succedendo, quindi è disturbante, ma lascia più intuire, più quello che fa intuire che quello che veramente ti dice e ti mostra. Quindi una roba diversa rispetto al solito stile. Mi è piaciuta, particolare, penso che gli darò anche addirittura una rilettura, perché alcuni elementi secondo me bisogna rivederli, perché sono alcune cose che mi sono sfuggite. Comunque opera molto interessante. E chiudiamo con una grande, grande, grande opera della quale voglio parlarvi. Non so se ci farò una recensione, un top and flop, un qualcosa, ma voglio assolutamente parlarvene perché ne vale veramente la pena. Ed è Ascolta bellissima Marcia, dovrebbe essere, perché sono in Brasile, quindi non penso che si legga Marcia, ma immagino si legga qualcosa tipo Marcia, una roba del genere, abbiate pazienza, non lo so. Opera veramente super, super, super intensa, super figa, ambientata nelle banlieue. Opera intensa in cui vediamo... mi devo allontanare un po' perché è gigantesco questo volume, porca miseria, non riesco a farvelo vedere tutto, sennò è veramente titanico. Opera in cui vediamo Marcia, questa infermiera, cercare di fondamentalmente salvare la figlia da un brutto giro nel quale è entrata. Ora, detto così, vabbè, sì, ci sta, roba già sentita. In realtà la cosa super intensa è che intanto avrete una voglia matta di prendere a calci sui denti sua figlia, veramente, perché è una stronza fuori scala, incredibile. Marcia fa veramente di tutto per cercare di aiutarla e lei se ne frega completamente, la maltratta in continuazione, quindi veramente farà salire il nervoso. Vedremo diverse scene anche forti, succederanno veramente tante cose, quindi un'opera intensa, una bella storia forte, un pugno allo stomaco, veramente uno di quei vortici dal quali non si sa più come uscire, quindi veramente mi ha colpito tanto. E con questo credo sia tutto, dico credo perché magari mi sono dimenticato qualcosa, ma nel dubbio seguitemi su Instagram che vi aggiorno su tutto quanto, trovate in descrizione i link per comprare questi fumetti, ma ve l'ho già detto, cosa vi sto a ripetere le cose 200 volte.
basta, sono anziano, ripeto le cose, sono logorroico. Devo piantarlo, ammetto, devo piantarla. Come la pianto con questo video? Fatemi sapere voi cosa avete recuperato questo mese, fatemi sapere se mi sono perso qualche capolavoro assoluto. Chiedo scusa a tutti coloro che mi avevano consigliato Night of the Living Cat e io me l'ero dimenticato, ho detto sì vabbè poi lo recupero. Cacchio, è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, è talmente... Bah, che bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, esattamente come Roster Fighter, cioè... Queste cose le adoro. Se vi capitano altre assurdità del genere, mi raccomando, vi prego, segnalatemele e appunto ci leggiamo nei commenti. Fatemi sapere se avete letto qualcuna di queste opere, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, come l'avete trovata. Fatemi sapere tutto, chiacchieriamo che è bello, esattamente come facciamo tutti di su Instagram. Ho parlato abbastanza e facciamo un po' anche di sì, ci vediamo alla prossima, ciao!